Ma Taranto è una città simbolo delle contraddizioni dell'industria pesante prima, di un modello di sviluppo tutto basato sull'industria pesante e poi delle conseguenze della deindustrializzazione che sono sotto gli occhi di tutti. Queste scelte negli anni hanno fatto sì che tanti altri aspetti importanti della città di Taranto venissero abbandonati. Pensiamo a un centro storico in cui praticamente tutte le case che danno sul mare sono chiuse, sono murate, c'è un degrado evidente che è proprio indice della disinteresse da parte di questa comunità negli anni nei confronti della bellezza, del paesaggio, del patrimonio, del turismo. È possibile oggi, in presenza di un forte processo di deindustrializzazione, con questo rapporto così conflittuale tra la città e l'Ilva, tornare indietro e cercare di aprire anche per Taranto un destino diverso? Questa è un po' la scommessa che si cerca di lanciare oggi, non solo per Taranto ma per tante città italiane che sono in condizioni simili. L'Ordine Nazionale degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori ci crede molto. Quello che dovrebbe uscire da questa giornata e da altre iniziative simili è il tentativo di dare all'Italia una politica per il recupero e il riuso delle città. Ritengo che comunque Taranto debba avere un destino a prescindere dal destino dell'Ilva e si può incominciare proprio dalla riqualificazione e dalla rigenerazione del territorio. È fondamentale che ci sia un'alternativa e quindi è una presenza forte della qualità sul territorio di Taranto. Gli architetti italiani sono qui perché Taranto è un caso nazionale. Il tema è che Taranto non è solo Ilva, nell'immaginario nazionale si parla solo dei problemi ambientali riguardanti l'Ilva. Taranto è una città meravigliosa con una storia millenaria, con potenzialità turistiche, portuali, sul cibo, su industrie innovative, in cui ci deve star dentro anche l'Ilva, ma in un disegno più complesso e più integrato. Serve un progetto però, serve un progetto per rigenerare la città, serve un progetto per aiutare questi processi, serve un progetto perché l'Italia conosca meglio Taranto, si creano le condizioni per un turismo colto, si creano le condizioni per avere delle start-up innovative di giovani, e su questo gli architetti italiani possono dare il loro contributo.